Mi chiamo Silvia e lavoro in IFOA da 2 anni. Il mio lavoro si svolge all'interno del nucleo Formazione Giovani e Disoccupati, in particolare mi occupo del placement dei nostri ex allievi e, quando hanno terminato appunto un percorso formativo e si trovano a ricercare opportunità lavorative. Lavorare da casa è un'opzione che non ho mai valutato nella mia vita. Ho sempre lavorato in ufficio, sempre comunque quasi sempre in presenza delle persone, quindi non ho mai utilizzato tanto tecnologia o metodi alternativi per poter lavorare. Non mi sarei neanche aspettata che le mie modalità di lavoro potessero cambiare in maniera così drastica. Poi invece è arrivato il coronavirus. Per quello che mi riguarda, sto cercando comunque di organizzare degli incontri di orientamento a distanza e utilizzando anche dei canali di comunicazione che non avevo mai sperimentato appunto nella mia attività lavorativa. E questo mi ha portato essenzialmente a fare una riflessione, che in un mondo fortemente tecnologico, dove siamo tutti col cellulare in mano, facciamo tutto col computer, eccetera, nel momento in cui però la tecnologia ci serve effettivamente per portare a termine un compito, la cosa ci spiazza un po' perché siamo ancora molto abituati, fortunatamente, al rapporto umano diretto. Se da un lato questa situazione, insomma, ci costringe ad una clausura forzata, dall'altro lato ci ha permesso di sviluppare delle nuove competenze, di reinventarci in qualche modo e di poter comunque essere di supporto ai nostri utenti, con canali differenti rispetto a quelli ordinari. Io sono certa che sarà solo un periodo, che torneremo presto alla normalità. Certo è che ci torneremo con nuove consapevolezze, forse con qualche competenza in più e magari anche con un po' di voglia di reinventarci, non solo per necessità.